la vostra presenza, inauguriamo oggi la mostra del nostro gruppo di lavoro allestito quest'anno e una prosecuzione ideale della mostra del 2015 sulla prima guerra mondiale, sulla grande guerra. E quella volta nel 2015 ovviamente era la guerra in generale, questa volta abbiamo affrontato soprattutto il dopoguerra, quindi tutto quello che è successo alla fine del conflitto. I primi tabelloni sono quelli generali che abbiamo già affrontato per la prima mostra, in cui c'è l'inquadramento generale del periodo e lo svolgimento del conflitto. Poi abbiamo affrontato però diverse tematiche generali di Piacenza, ma anche proprio locali. Ad esempio, localmente il discorso dei profughi, ad esempio, il paese si è riempito di persone che venivano anche da altri paesi, ovviamente i paesi più vicini al conflitto come il Trentino, il Friuli, le pensioni di guerra, altre tematiche, però quello che personalmente mi ha più impressionato sono stati i danni sanitari proprio della guerra. E qui si è aperto un piccolo dibattito proprio all'interno del nostro gruppo, perché il nostro anfitrione del comitato scientifico Filippo Lombardi ci ha portato una serie di immagini di soldati con i visi devastati proprio da quello che era stato il conflitto, ma proprio veramente con anche proprio le varie, la genesi dalla devastazione fino alle piccole ricostruzioni, la chirurgia plastica mi sembra di aver capito che sia nata un po' poi in questo periodo, non era estetica ma era proprio necessità. Ecco, il dibattito che si è aperto è proprio questo: se inserire queste immagini, perché alcune erano veramente crude, o se bypassarle. Ha vinto poi una linea diciamo di equilibrio, qui sono esposte quelle un po' meno crude. Qualcuna delle più crude è in basso nella proiezione che stiamo facendo nella sala, in basso quella consigliare, quelle proprio peggiori invece le abbiamo eliminate perché veramente quello erano impressionanti proprio, però abbiamo scelto di inserire anche per lanciare un messaggio, vista la guerra, se volete anche contro la guerra, permettetemi questa idealizzazione, ecco, diciamo. Il gruppo di lavoro si è molto speso, abbiamo trovato tanto materiale, soprattutto nell'archivio comunale ovviamente, tantissime cose, e come vi dico, abbiamo chiuso così questo anello, cominciato nel 2015 appunto, con l'inizio del conflitto. Molte sono state le sorprese ovviamente, tutto quanto, il gruppo ha lavorato moltissimo, ve lo presento come sempre perché mi sembra giusto. Abbiamo qui, partiamo da Oreste Grana, Viviana, quest'altro che è molto materiale, proprio autentico del paese. E come vi ho detto, finiamo con Filippo Lombardi. Pagina proprio su Facebook, che a lui proprio è una miniera di informazioni, non ultima anche la tua collana di Piacenza in grigio verde, che è un'altra cosa di volume proprio veramente notevole proprio. A questo punto qui io lascerei la parola a te Andrea un attimo per descrivere un po' il lavoro che avete fatto, visto che è costato anche abbastanza costanza. Sì, ci siamo dimenticati di Ferruccio, che è il nostro presidente. Sono messo non per falsa modestia, ma perché io vi dico tranquillamente, lo ammetto, che questa mostra non ha fatto niente, assolutamente, lo dico tranquillamente, assolutamente. Presidente, come lavoro materiale, la mostra di quest'anno all'inizio voleva essere un lavoro meno impegnativo rispetto alle altre mostre, perché tenerne una all'anno per 8 anni di seguito di mostre a questo livello di ricerca è molto impegnativo. Poi non siamo stati capaci, abbiamo recuperato qualcosa, ma come sempre ci siamo lasciati prendere dai vari archivi comunali fermati. Un argomento molto interessante è stato quello della disfatta di Caporetto, perché da lì è partita quella fase della guerra che poi ha portato verso la fine, verso l'afflusso di profughi verso i nostri paesi, nell'Emilia Romagna soprattutto, e soprattutto quella pagina un po' nera dei prigionieri di guerra fatti dagli austriaci a Caporetto, alla fine erano quasi 600.000 prigionieri, che al rientro invece di essere accolti con gli onori e diciamo, il sollievo perché rientravano, sono stati incarcerati in campi di concentramento, Gossolengo,
Rivergaro, a Ponte dell'Olio e Rigozzone c'erano i campi per i malati, quelli che avevano malattie infettive. Gente che abitava poco lontano da questi campi era chiusa, doveva subire un processo, un'inchiesta, perché erano sospettati di tradimento, di essersi arresi un po' troppo facilmente agli austriaci. E ne sono morti non so quante centinaia. Erano scampati alla prigionia in Austria e in Germania e sono morti a Gostolengo, perché le condizioni di prigionia qui non erano adatte, visto che ne sono ritornati talmente tanti. E quella è stata una pagina abbastanza interessante, perché riguardava proprio il nostro territorio. Poi nel paese, piano piano, sono saltati fuori tutti i documenti dell'archivio comunale sui profughi, sulle colonie, colonie estive, colonie montane, che sono incominciate subito dopo la guerra, le colonie di Rivalità, e poi era la spiaggia della nostra regione. A Piacenza c'era proprio le spiagge con l'ombrellone, le colonie dei bambini che andavano a respirare l'aria buona, chiede che l'acqua era migliore di oggi, le colonie montane che era qui a Roncovero, quindi tanti argomenti che si sono sviluppati nel corso del lavoro. A questo punto chiudiamo augurando in buona vista. Grazie molto.